Buongiorno a tutti, benvenuti a Pisogna, benvenuti allo Strigarium. Se volete anche avvicinarvi, ci sono due file di posti, però se volete anche c'è posto davanti al palco per seguire vicino a noi questo spazio di approfondimento culturale. Intanto io chiederei un applauso per lo Strigarium, che è arrivato alla quinta edizione. Un applauso anche agli organizzatori, quindi Stefania e l'associazione La Gufaia al di là del cancello, che per la quinta edizione, sfidando mille avversità, sono riusciti a organizzare egregiamente questo festival sul lago di Iseo. Mi fa piacere vedere che c'è gente veramente che viene anche da molto lontano, come tutte le edizioni, per partecipare a questo, che è un evento unico nella provincia di Brescia, quindi comunque è un evento particolare, un evento cui veramente partecipano persone di svariati generi, dalle persone più vicine all'ambiente del paganesimo, del neopaganesimo, fino alle persone semplicemente appassionate di questo mondo e della magia che ruota intorno ad esso. Come ogni anno, questo è il secondo, e io ringrazio per avermi invitato a condurre questo spazio di approfondimento culturale, anche perché io sono di Darfo Bario Terme, quindi sono qui a 10 km, quindi questa è la mia valle, la Valle Camonica inizia da qui e sale fino a Edolo e Ponte di Legno, e sono contento di essere qui per il secondo anno a nome di ACAM.it, che è l'associazione culturale Archeologia e Misteri, che dal 2000 ospita un sito internet che veramente offre spazio alle più svariate argomentazioni dal punto di vista archeologico, misterico e scientifico. Siamo qui oggi per curare, come l'anno scorso, lo spazio culturale, quindi lo spazio di approfondimento in cui si cerca di capire cosa a livello storico va rivisto, perché ci sono tante cose che a livello storico e anche a livello di significato e di immaginario collettivo vanno riviste, ridimensionate, perché ormai sono passati 500 anni da quando, a pochi metri da noi, nella piazza del mercato, dove ci sono tutti questi bellissimi espositori, e sotto la torre del Vescovo, dove vedo anche gente là in cima che ci guarda, ci fanno anche ciao da là in cima. Quindi sono passati 500 anni, e 500 anni fa il clima non era di festa, non era quello che stiamo vivendo oggi in una bellissima giornata di sole, che quest'anno il tempo ci ha graziato, perché gli altri anni è sempre stato abbastanza sfortunato dal punto di vista meteorologico, ha sempre piovuto. Oggi c'è il vento, ma il vento ci fa da compagno in questo percorso, e quindi ringrazio, appunto, perché per il secondo anno io sono qui a ospitare persone che da vari punti di vista, ed è quello il bello, affrontano la tematica delle streghe in senso lato, ovviamente. Che cosa significa il termine streghe lo vedremo oggi, capiremo qualcosa di più di quelli che sono stati i processi delle streghe, perché anche lì probabilmente ci sono alcune cose sia a livello storico che a livello di significato che non sono state comprese, e cercheremo di approfondire tutto quello che è il discorso della persecuzione alle streghe. L'anno scorso abbiamo trattato un po' tanti argomenti, effettivamente ci siamo dilungati tanto, abbiamo aperto tanti temi che alla fine sono stati soltanto lambiti. So che c'è stato fermento in vari ambienti, anche nell'ambiente della stregoneria, per alcune cose che sono state dette. Ovviamente non va sottolineato che ognuno parla per sé, ognuno parla per la sua personale visione, per la sua personale forma mentis, la propria personale cultura, ma è proprio quello che stiamo facendo oggi. Infatti oggi faremo un talk show, un dibattito pubblico, e cercheremo appunto di affrontare vari argomenti. Allora, come l'anno scorso, per chi non c'era, vorrei ricordare appunto che 500 anni fa, nella piazza qui vicino a noi, c'erano delle pire dove venivano uccise selvaggiamente e bruciate tantissime persone che non erano soltanto donne, e vedremo anche questo. Non erano molto spesso delle persone malvagie, come si è voluto far credere, perché la stregoneria non è soltanto, non è nulla di malvagio, tant'è che il paganesimo è riconosciuto in alcune nazioni anche europee come vera e propria religione, e cercheremo di approfondirlo. Ora, sulla torre che vedete alle nostre spalle, che si chiama Torre del Vescovo, c'è una scritta. Questa scritta recita: si vuole che nel 1518 siano state tenute prigioniere nella Torre del Vescovo 8 donne camune,
accusate di stregoneria. Dopo essere state sottoposte ai terribili interrogatori del vicario dell'Inquisizione, prete Bernardino De Grossis, inviato della Repubblica Veneta, per indagare sul fenomeno della stregoneria diffusosi in quel tempo in Val Camonica, esse furono bruciate vive sulla piazza del mercato, quindi qui vicino a noi. Oggi, fortunatamente, si parla spesso di giornata della memoria per popoli forse storicamente più avvantaggiati per quello che riguarda la memoria. Vogliamo oggi ricordare anche le vittime di tutte le persecuzioni e in particolar luogo le vittime di questo tipo di persecuzione che riguarda il processo alle streghe e l'Inquisizione. Ovviamente sono due cose che si possono collegare ma non sono storicamente vicine, cioè nel senso sono secoli diversi, e approfondiremo questo. Una piccola parentesi che mi permetto di fare da camuno autentico, quindi della Valle Camonica, è questa. Recentemente ad Alfo Vario Terme, anche oggi si celebra questa cosa, c'è una fiera dei fiori. C'è stato modo di approfondire il fatto che in Valle Camonica, a livello europeo, c'è la maggior biodiversità dal punto di vista vegetale. Questo cosa significa? Che la Valle Camonica è una terra particolare, se non fosse che la Valle Camonica ospita anche la maggior concentrazione di incisioni rupestri. Sapete che soprattutto più a nord di qui, da Alfo Vario Terme fino ad arrivare al Parco Nazionale dei Ceto Cimbergo Paspardo e di Nacquane, ci sono queste incisioni rupestri, che sono incisioni fatte su pietra, delle vere e proprie lavagne di pietra che i ghiacciai hanno consegnato alle popolazioni che abitavano in quei tempi la Valle Camonica. Non stiamo ora ad approfondire questo tema, però anche il tema di cui parliamo oggi è storicamente inciso, impresso fisicamente sulle pietre della Valle Camonica, e quindi per chi volesse poi scoprire tutto questo basta che vada poco più a nord, se può fare questi giorni oppure tornerete e troverete veramente tante cose interessanti. Quindi la Valle Camonica probabilmente fu un tempo un luogo interessante, alcuni l'hanno definito un luogo santuario, un luogo dove storicamente non sono state trovati degli insediamenti oppure comunque dei luoghi dove i popoli antichi vivevano, ma abbiamo trovato le loro tracce, i loro segni, che comunque spaziano dalla preistoria fino al secolo scorso, al di là della moda dei graffiti di oggi, però è una cosa che l'uomo porta dentro di sé, quello comunque di imprimere su una roccia o su un muro il proprio segno, di modo che anche dopo la sua dipartita qualcuno si ricordi di quello che voleva dire. Io quindi farei innanzitutto un applauso ai nostri ospiti di oggi, che vi vado a presentare. Beatrice Emma Zamoner viene da Garda, sul lago di Garda. Lei è una storica e archeologa specializzata nel periodo medievale, quindi quest'anno abbiamo voluto, proprio siccome andiamo ad approfondire un tema specifico che è quello del processo alle streghe, con quello che fu il testo molto conosciuto del Malleus Maleficarum o Maleficorum, come mi hai corretto prima, andremo a indagare appunto dal punto di vista storico il periodo della caccia alle streghe, come si collega all'Inquisizione e tutte quelle che sono le curiosità legate ad esse. Dopodiché abbiamo al centro Fabio Garuti, che ha scritto un libro, Le streghe di Benevento, ha scritto anche tantissimi altri libri, e anche un collaboratore di Acam.it. Da un po' di tempo, tra l'altro, ci siamo trovati qui casualmente, perché sei stato chiamato dall'associazione La Gufaia di là del cancello, io ti ho trovato qui, ho detto se l'avessi voluto non ci sarei riuscito, quindi ci siamo trovati praticamente a casa mia. E lui ci parlerà appunto di questo particolare momento storico in cui a Benevento è successo qualcosa di assimilabile alla Valle Camonica. E poi abbiamo una presenza che tutti conoscete, ormai la terza edizione, sì, la terza edizione a cui partecipa Distrigarium, è Ottavio Adriano Spinelli. Anche lui è un ricercatore, scrittore, e io definisco anche poeta. Lo capirete ascoltandolo parlare, ma se anche leggete i suoi libri scoprirete che veramente è un poeta. E quindi abbiamo tre punti di vista diversi per approfondire il tema di oggi. Quindi
Io partirei in ordine, partirei con la nostra storica del Medioevo, che è venuta a sfatarci già dei miti, a partire dal fatto che il Medioevo non è come ce lo immaginiamo noi e che il processo alle streghe non è un fenomeno medievale. Voi direte, ma come? Io il processo alle streghe lo colloco nel Medioevo, invece il fenomeno non è medievale. Perché questo? Nel senso, come mai noi consideriamo il processo alle streghe medievale, magari collegandolo all'Inquisizione, e di che periodi sono i due fenomeni collegati, ma cioè diversi?